Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Filippo Nogarin, sindaco di Livorno del Movimento 5 Stelle. Buonasera Giovanni Valentini, giornalista e saggista. E buonasera Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano. Allora, il Movimento 5 Stelle, che i sondaggi danno vicinissimo ormai al Partito Democratico, è pronto anche a governare l'Italia, e l'Italia si sta trasformando in una specie di democrazia dello scontrino, subito dopo la pubblicità. Filippo Nogarin, lei da un anno e mezzo circa è sindaco di Livorno del Movimento 5 Stelle, e a Imola questo scorso fine settimana il suo movimento ha detto che è pronto a governare l'Italia. Ma i grillini che amministrano realtà locali sono ancora abbastanza pochi. Lei che cosa ha imparato in questo periodo da quando è sindaco? Il Movimento 5 Stelle, attraverso quello che è il governo che stiamo facendo a Livorno, ha prodotto cose concrete, importanti, che sono la dimostrazione che effettivamente siamo ormai una forza matura, pronta effettivamente a governare. E quindi da questo punto di vista direi che ciò che è stato elaborato e sintetizzato nell'incontro di Imola corrisponde assolutamente alla verità. Ma la cosa più importante che lei ha imparato del potere, della gestione del potere, dell'amministrazione, della cosa pubblica? Ma guardi, noi siamo entrati nelle istituzioni con un compito preciso, che è quello di cambiare le istituzioni e non di farci cambiare. Quindi la cosa che maggiormente ci interessa è stare realmente vicini ai cittadini, cercando di dare risposte concrete, semplici, a quelli che sono poi i bisogni che si aspettano gli elettori. Ma questo non è quello che si promettono, ripromettono di fare tutti? Dovrebbe essere il dovere principale, ed è il dovere principale di ogni amministratore, no? Sì, con la differenza che noi manteniamo le promesse che abbiamo sempre messo nei programmi di governo, e che gli altri le promesse le fanno ma non le mantengono. Beh, per esempio, però, il suo collega Pizzarotti a Parma non ha chiuso l'inceneritore, per esempio, era una promessa elettorale. Il mio collega Pizzarotti può non aver fatto questa cosa ancora, perché nel frattempo stanno cambiando le leggi, ma ha fatto tantissime cose concrete che sono in linea con il suo programma di governo. Giovanni Valentini, i sondaggi premiano il movimento di Grillo, che appunto ormai è molto vicino al Partito Democratico. A questo punto, anche ascoltando un amministratore del Movimento 5 Stelle, tu pensi che Renzi stia rischiando? Beh, diciamo che Renzi rischia da quando si è insediato a capo del governo, nella maniera che sappiamo, senza essere stato investito da un voto popolare. Questo non ce lo dimentichiamo, perché è un handicap, è un vulnus, un peccato d'origine. Detto questo, io capisco che il Movimento 5 Stelle oggi dica siamo pronti per governare l'Italia. Bisogna vedere se gli italiani sono pronti a farsi governare dai 5 Stelle, non solo nel senso che devono votare, ovviamente, prima di tutto, ma poi se gli italiani, nella grande maggioranza, almeno di quelli che andranno a votare, sono disposti ad accettare le politiche del Movimento 5 Stelle. Ora, non c'è dubbio che in questi... A cosa pensi in particolare? Beh, penso a... che ti devo dire? Penso per esempio all'uscita dall'euro, all'uscita dalla NATO, penso alla decrescita felice, penso al reddito di cittadinanza, che pure a mio personale giudizio è una buona cosa che va fatta, ma bisogna capire come e con quali risorse. Indubbiamente in questi anni, questi primi anni di legislatura, i grillini, ricordo che una volta quando si chiamavano così si offendevano, si risentivano, oggi è diventato uso comune, i grillini sono cresciuti, nel senso che hanno studiato, si sono applicati, e è nata una classe dirigente, diciamo, dei grillini, penso a Di Maio, penso a Di Battista, penso a Carla Ruocco, penso a Fico, eccetera, eccetera, e ce ne sono tanti altri. Resta il fatto che ancora devono affrancarsi, emanciparsi dalla tutela di Grillo e Casaleggio, devono anche concepire una strategia delle alleanze, perché onestamente, sondaggi o non sondaggi, io dubito del fatto che oggi da soli possano governare l'Italia.
Allora, la faccio intervenire subito, Nogarin, perché Valentini ha posto alcune questioni cruciali, però vorrei interpellare Scanzi prima, perché siccome tu hai scritto che il dilemma per i 5 Stelle adesso è se perdere Felici o vincere sporcandosi un po', perché? Perché è un dilemma che si ripropone spessissimo nel Movimento 5 Stelle. La forza del Movimento 5 Stelle è nata con delle credenziali tali e con delle aspettative utopiche tali, per cui si sono messi dei vincoli molto forti. Dei vincoli che servono, secondo loro, e io ho profondo rispetto della loro idea per carità, ma servono per salvarsi in qualche modo dal diventare come gli altri. Loro partono da questo concetto, siamo semplici cittadini, facciamo politica, ma lo facciamo per un breve lasso della nostra vita, perché se ci stiamo più di due legislature diventiamo brutti, tra virgolette, come gli altri. E questo li ha portati a un risultato notevole, sono ancora addirittura sopra il 25-27%. Renzi voleva fagocitarli, in questo senso non c'è riuscito per niente. Ci sono però, secondo me, dei momenti nella storia, ma in generale ogni giorno si deve decidere se si è una forza politica, se in alcuni casi è lecito una sorta di elasticità mentale, una elasticità politica che non vuol dire tradire se stessi, ma vuol dire scendere a patti con la realtà stringente. Faccio due piccoli esempi e non la so neanch'io la risposta, perché magari hanno ragione loro e magari ho torto io, ma secondo me è giusto porselo questo quesito. Due vincoli forti. Il primo, bisogna portare a termine il mandato elettorale. È giusto, perché loro, a differenza di un'Alessandra Moretti, di una Bonafè, non fanno le deputate, poi diventano europarlamentari, poi si candidano per il Veneto, perché non è un treno, un pullman nella politica. Ok, però se c'è da diventare sindaco, Alessandro Di Battista oggi sarebbe il favorito come sindaco di Roma. Lui legittimamente dice io non lo voglio fare perché altrimenti tradisco il mandato degli elettori. E ha ragione, ma al tempo stesso spreca un match point. Quindi in questo senso dico, comunque scelgono, sbagliano. Altro vincolo su cui secondo me è lecito dubitare e interrogarsi è il limite dei due mandati. È vero, dopo i 10 anni forse puoi diventare come gli altri, ammesso che sia sempre un difetto. Ma se tu trovi ogni tanto dei talenti autentici, lo stesso Valentini citava Luigi Di Maio, perché Di Maio a 36-37 anni deve smettere di fare politica tenendo conto che nel Parlamento ci sono suoi coetanei che non sono sicuramente preparati come lui? Io pongo questo quesito, questi quesiti, perché non mi sembra così facile dire noi dobbiamo essere sempre così. Nogarin, di quesiti ce ne sono tanti, cominciamo da quelli di Scanzi per poi passare a quelli di Valentini che le ricorderò man mano. Vedo che lei ha sorriso durante l'intervento dei miei altri due ospiti. Sì, certamente, ma perché io parto da un presupposto che è fondamentale, che come al solito si va a cercare di mettere una figura, un leader a capo di un movimento come nel nostro caso, oppure di individuare una persona che possa essere magari il primo ministro. In realtà questo, a parte il fatto che è assolutamente prematuro, la stessa cosa vale ovviamente per Di Battista come potenziale candidato della capitale. La questione è che anche in questo senso si distoglie l'attenzione da quello che invece è il vero obiettivo del Movimento 5 Stelle, e cioè quello di arrivare a scrivere un programma di governo che poi sarà l'elemento attorno al quale continuare a confrontarci, che è quello esattamente che anch'io a Livorno sto continuando a fare, stanno facendo tutti gli amministratori del Movimento 5 Stelle. Ma gliel'hanno votato il bilancio? Guardi, la questione del bilancio mi dà occasione per smentire questa questione, che è assolutamente falsa, nel senso che a Livorno il bilancio consolidato è frutto del fatto che il Comune di Livorno è un ente sperimentatore e ha approvato tra i primi in Italia il bilancio consuntivo 2014 a dicembre 2014 e il preventivo 2015 proprio a dicembre 2014. In questo periodo, e quindi quando è stato portato in Consiglio Comunale la questione del bilancio, è perché c'è stata una variazione, quindi c'è stato un articolo di legge, da un disegno di legge che poi è diventato votato legge. O no? È stato sì, ma non c'è problema, quindi non c'è alcun problema, nel senso che questa è una questione che non è assolutamente un problema oggettivo, allora, né per la giunta né per il rapporto con i consiglieri. Allora, per tornare invece ai problemi che esulano dal suo comune, la necessità di trovare un leader, per esempio oggi, che è un problema per ogni movimento, ogni partito politico, no?
In particolare per il Movimento 5 Stelle, che è nato su una leadership completamente esterna ed estranea alla politica, no? Si è identificato con Grillo, è stata la sua forza, oggi è il suo limite, però prima o poi, visto che si sentono pronti a governare, una leadership, non dico un leader come persona, ma una leadership dovranno pure esprimere. Ma io credo che loro lo faranno, se non ho capito male il sindaco mi correggerà, loro intendono, tanto per cambiare, consultarsi di nuovo con la rete, quindi decidere, il candidato premier sarà questo, questa sarà la forza di governo, prevederanno in qualche modo ogni ministero, se non altro sapremo la squadra. Sarà... La mia perplessità, ma è una perplessità... No, ma intanto verifichiamo. No, io credo che da questo punto di vista sia assolutamente al centro di ogni nostra attenzione il cittadino, e quindi è chiaro che non è un problema di rete, è un problema semplicemente che quelli che dobbiamo interpellare sono coloro che poi sono anche l'attenzione di tutta l'azione di governo, e quindi da questo punto di vista io credo che sia del tutto logico e naturale confrontarsi con un programma, e non è un problema di leader. Relativamente alla questione di Beppe Grillo, io non credo che sia un limite. Beppe Grillo è stato l'ispiratore di un movimento e coerentemente sta continuando questo percorso, quando mai ha dichiarato di voler diventare un politico attivo di voler avere un ruolo istituzionale in questo contesto. Pertanto io credo che anche da questo Casaleggio? Punto di vista... Perché abbiamo letto oggi sulla stampa che Casaleggio potrebbe essere un buon candidato premier. Ma assolutamente no, cioè queste cose sono assolutamente da smentire, non è, si torna al discorso di prima, si va a cercare di mettere una figura al centro, quando in realtà al centro ci stanno le idee, ci stanno le risposte per i cittadini. Sindaco, per noi questo è fondamentale. No, ma lei è molto chiaro, sindaco, e spesso l'avete chiarito bene anche in televisione ultimamente. La sensazione che ha un cittadino molto semplice è che voi vogliate far vincere il programma, la collettività e il complesso Movimento 5 Stelle, che è rispettabilissimo, poi però nel frattempo si vota, nel frattempo c'è un vincente e c'è un perdente. La sensazione è che anche a Roma, mentre voi discutete per essere duri, puri, corretti, rispettabilissimi, sottolineo rispettabilissimi, vinca la Meloni. E a quel punto va tutto bene, però loro festeggiano e voi siete lì che dite quanto siamo bellini, però abbiamo preso il 25-30%, abbiamo perso anche questa. Beh, mi viene da dire questo, cioè si vota come nel caso del presidente Renzi, che è frutto appunto di una non votazione, e questo è l'assurdo di turno. Ma Roma, nella fattispecie, visto che avete sollevato la questione, mi viene da dire che è prodotta da due mandati che sono uno più disastroso dell'altro, il mandato di Alemanno e il mandato del sindaco Marino. Appunto, sulla che avete questione una grande occasione. Sindaco, ma è la grande occasione, quando arriverà il momento di iniziare una campagna oggettiva. Cioè, intanto qui la questione si scarica tutta la responsabilità sul sindaco Marino, quando in realtà secondo me è scandaloso anche semplicemente che la situazione sia andata avanti per oltre un anno con quattro consiglieri comunali che andavano apertamente dicendo qual era la situazione del bilancio e di cosa si annidava all'interno del bilancio del Comune di Roma, con degli sprechi enormi. E è finito il tutto naturalmente con il passare quasi come un capo espiatorio il sindaco Marino, che sicuramente ha delle colpe, ma le ha soprattutto anche il Partito Democratico, e le ha soprattutto anche Renzi, che ha permesso per un anno di andare avanti in questo modo, prossimi peraltro al giubileo, e questa è una cosa assolutamente grave. Giovanni Valentini. Sai che cosa mi ricorda questa situazione? Il vecchio Partito Comunista, che era anche lui, si sentiva diverso, professava la diversità, poi abbiamo visto che si è, come dire, nel tempo degradato anche lui. E mi ricorda l'epoca delle giunte rosse, quando governava in modo irremovibile la vecchia Democrazia Cristiana, e i comunisti si accontentavano, per modo di dire, di governare a livello locale. Ecco, voi state, secondo me, replicando questa esperienza, ed è vero però che dove cominciate a misurarvi con problemi concreti, materiali, dove bisogna decidere se si fa o meno l'inceneritore tipo Parma, se a Livorno si devono fare altre cose, se, vi ricordo il caso di Ragusa, quello delle trivelle, dove in questi tre posti ci sono sindaci, e in generale in Sicilia le difficoltà poi di conciliare il pragmatismo del governo locale con questa assoluta pretesa di diversità, secondo me poi vi mette in gravi difficoltà. Non so, di fronte a una città complessa,
caotica e di grande rilievo politico come Roma, se un impatto di questo tipo non possa essere esplosivo. Ecco, io francamente, da cittadino romano che abita a Roma, mi riservo di vedere innanzitutto i candidati, ovviamente, perché i grandi principi, le idee camminano con le gambe degli uomini, certo, e delle donne, ovviamente, ma delle donne in questo senso dico candidate. Certo. Voglio vedere chi sono i candidati, ma temo molto che il vostro approccio mentale, la vostra, diciamo, cultura di governo allo stato nascente possa essere sufficiente per governare una città come questa. No, ma io, più che i candidati, sono veramente curioso di vedere che cosa saremo capaci di scrivere nel programma di governo di Roma Capitale, quando sarà il momento ovviamente di scriverlo. Il programma di Ignazio Marino era un ottimo programma. Sì, per sì, il no, governo ma io su questo non sto a guardare quello degli altri, stiamo parlando di quello che è il ruolo del Movimento 5 Stelle, e rispondo ancora una volta che non sono le persone, ma sono soprattutto i programmi che fanno il mandato. Prego. Questa teorizzazione che le persone non contano i programmi, ma se non ci sono delle persone credibili, capaci, competenti, autentiche, oneste, che possono appunto rappresentare al meglio i programmi, portare, non si va da nessuna parte. Semplicemente, no? Avanti, e la dimostrazione è anche oggi il riconoscimento che il Presidente della Repubblica ha fatto al Movimento 5 Stelle nell'incontro che c'è stato proprio oggi, relativamente all'impegno che il Movimento 5 Stelle ha avuto nelle commissioni. Questa dimostrazione che dei semplici cittadini che si mettono a lavorare, si mettono a studiare, sono assolutamente nelle condizioni di poter portare avanti, come abbiamo sempre detto, in modo coerente e soprattutto onesto, lo dimostrano anche le intercettazioni di Mafia Capitale. Perché Grillo ogni volta che cresce qualcuno all'interno del vostro movimento, come per esempio Di Maio, che insomma ha dato prova di avere doti di leadership, di essere una persona competente, una persona che studia, eccetera, eccetera, quando gli chiedono, ma allora potrebbe, dice sempre, ma vedremo, sembra sempre un po' una... È una cosa veramente poco comprensibile. No, in realtà è molto comprensibile. La coerenza è un qualcosa che paga. È un qualcosa che paga perché l'abbiamo sempre mantenuta come una linea da seguire dall'inizio. Fin in da questo caso non nato. Tanto gli uomini ma i programmi. È così, Scanzi? Cioè, si può pensare di fare politica oggi, nel terzo millennio, con questa idea? Non so se si possa fare, di sicuro loro ci provano. Prima Valentini diceva che il Movimento 5 Stelle per certi aspetti gli ricorda le vecchie giunte rosse. Per carità, mi veniva in mente anche a me. Dipende da quali giunte rosse, perché anche quelle a volte hanno fatto bei danni. Devo dire, secondo me invece la differenza c'è, ovvero noi siamo di fronte a una realtà che oggettivamente noi stessi cerchiamo di comprendere ogni giorno. La stessa Europa non ce l'ha un corrispettivo del Movimento 5 Stelle, quindi anche noi italiani dobbiamo in qualche modo cercare di capire quello che loro hanno in testa. Il punto debole che io ho sempre visto nel Movimento 5 Stelle è la loro pretesa dichiarata e utopica di cambiare in qualche modo la mentalità degli italiani. Loro quindi, appunto, come adesso dicono, noi non vinciamo con il personaggio, noi vinciamo con il progetto, che è bellissimo se vivessimo nel mondo di Utopia di Thomas More o nei libri di Campanella. È un po' più difficile nella realtà. Aggiungo solo una piccola cosa su Valentini. Diceva che finché non faranno alleanze non potranno mai vincere. Questo è vero fino a un certo punto se c'è l'Italicum attuale. Se lo cambiano è un altro discorso. Ma con l'Italicum attuale, che peraltro era nato proprio per far fuori il Movimento 5 Stelle, e che dà il premio di maggioranza ai partiti, paradossalmente loro arriverebbero secondi, andrebbero al ballottaggio, e a quel punto Valentini sa bene che la destra vota il Movimento 5 Stelle. È importante vincere, non credo che Renzi interessi l'opinione pubblica. Scusa, faccio solo un'ultima osservazione. Questa mitizzazione che loro fanno della rete, per carità, viviamo tutti nella rete e ci riconosciamo nella rete, però se io leggo le dichiarazioni fatte dai loro fuoriusciti, non dichiarazioni dei loro nemici, di gente che è stata eletta in Parlamento dal Movimento 5 Stelle, c'ho qui il testo del discorso che non mi metto a leggere per brevità,
degli ultimi 10 parlamentari che hanno lasciato il Movimento 5 Stelle a gennaio. Per diventare stampelle di Renzi, peraltro, sì, con grandissima coerenza, peraltro, Valentini. Okay, ricordiamo comunque, anche questo, perché non stiamo parlando di martiri frustati dai cittadini. È gente che o è stata espulsa o è uscita dal Movimento 5 Stelle. Beh, se tu vuoi votare Renzi, il, mi sembra l'amitizzazione della rete, i processi attraverso cui loro decidono i programmi, le candidature, gli uomini e le donne che li rappresentano, sono stati fortemente contestati dal loro interno, sia sotto il profilo, diciamo, dell'autoritarismo, perché poi loro fanno in fretta a chiamare dittatorello Renzi, ma non è che Beppe Grillo sia un esempio, diciamo, di leader democratico all'interno con di questo differenza momento. Che non è né in Parlamento e con 40 voti, 50 voti decidono se questo o quello deve rappresentare milioni di persone. È questo che mi spaventa. Sarei curioso di sapere il tuo parere sulla democrazia interna del Partito Democratico all'epoca di Renzi, che mi farebbe molto ridere. Ricordo solo c'è che c'è una maggioranza e una minoranza alla luce del che non sole, conta niente. Quello che mi fa sorridere non sono però qua per guarda, dire no, che... no, ma per carità, ma sulla democrazia interna del Movimento 5 Stelle si può parlare a lungo. Mi fa sorridere, lo ammetto, che si prenda come esempi dei personaggi che erano degli emeriti signor nessuno, che sono entrati in Parlamento, che hanno detto: noi apriamo il Parlamento come una scatola di tonno, siamo contro. Non appena hanno visto un ruolo, un carico, una presidenza di commissione, improvvisamente sono diventati renziani. Ma quanti ecco, da sono, loro non, sono da loro non, diciamo che non li prendo come verbo, come vangelo. Sono un'esigua minoranza, no, non e non li prendo certamente come esempio, quando non in realtà io prendo come esempio proprio coloro che in realtà da anni stanno lavorando duramente vuol e hanno, dire, come dicevo, minimo, anche vuol oggi dire che dimostrato... non erano così duri e puri come sono stati espressi dalla vostra consultazione online. Li avete scelti male. Io credo che sia assolutamente necessario valutare il Movimento 5 Stelle soprattutto per le cose concrete. Le amministrazioni stanno dimostrando apertamente quello che lei diceva. Poc'anzi avete fatto l'esempio di alcune situazioni relative. Io rispondo per la mia, rispondo per quello che ho fatto a Livorno. E a Livorno, ad esempio, noi abbiamo bloccato il più grande inceneritore della Toscana. Abbiamo e stiamo salvando l'azienda che si occupa di rifiuti solidi urbani e che abbiamo ereditato in una condizione a dir poco disastrosa dalle giunte precedenti. E questo per un ruolo di responsabilità e nei confronti dei lavoratori e nei confronti dei servizi che dobbiamo dare quotidianamente al cittadino. Queste sono cose concrete, il resto sono discorsi, non sono coloro che sono usciti che fanno il Movimento 5 Stelle. Però siccome Giovanni Valentini ha appena pubblicato un nuovo libro intitolato La Scossa, sottotitolo Perché l'Italia non ha più scuse, ed è un libro su Renzi, sul governo di Renzi, su quello che sta succedendo in Italia da quando Matteo Renzi è dato, diciamo, al potere, al PD e alla presidenza del Consiglio. Lei la vede comunque da qualche parte questa scossa? Ma io vivo da amministratore locale una situazione che è oggettivamente molto difficile proprio a causa di quella che è la politica del governo Renzi. Mi riferisco soprattutto ai tagli che sono costantemente fatti agli enti locali. Ricordo che tra il 2015 e il 2019 34,4 miliardi di euro sono stati i tagli, saranno ovviamente i tagli che vengono portati verso i servizi essenziali al cittadino. Il sindaco Renzi è andato al governo con lo slogan che sarebbe stato, proprio con l'esperienza di sindaco, vicino ai sindaci, che avrebbe portato questa esperienza. In realtà ha fatto esattamente il contrario, perché ci sta letteralmente strangolando, ma non tanto a noi quanto quindi sindaci, una scossa negativa, ma soprattutto ai cittadini. I servizi sono quello che fanno la differenza e i servizi sono quelli che vengono meno grazie ai tagli del governo Renzi. Scanzi? Sulla scossa? Ma la scossa può anche essere un terremoto, quindi può anche fare effetti, provocare effetti negativi. Se è questo il senso, non credo, del libro di Valentini, sono d'accordo. Se deve essere una scossa benefica e positiva, io trovo che Matteo Renzi invece sia, se avessi dovuto titolare il libro, l'avrei intitolato La Pausa, il Valium, la Stasi, perché esattamente l'elemento... Non l'ho letto, no, lo so, non puoi, però diciamo, allora riformo, non letto, ma te lo leggerò con piacere, riformo il concetto, se dovessi definire oggi Matteo Renzi, a prescindere dal tuo libro che leggerò con piacere, direi pausa, per meglio dire, trovo che sia la rappresentazione perfetta per rallentare
e continuare quello che c'era prima, perché è una sorta di moto apparente. È un uomo che dice di fare delle cose, ma in realtà non fa altro che ripetere quello che c'era prima. Valentini. Dunque, io mi sono preparato a questa battuta, perché voi so che avete l'abitudine di offrire dell'acqua in caraffa ai vostri ospiti. Io vedo questo bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto. Lo vedo, mi sforzo, mi ostino di vederlo mezzo pieno, perché abbiamo già perso molto tempo, troppo tempo e troppe occasioni. Abbiamo fatto fuori Monti, Letta, abbiamo avuto 20 anni di regime berlusconiano, abbiamo bruciato Di Pietro. Cioè, questo è un paese che secondo me non ha più scuse, come dice il sottotitolo di questo libro. Questo libro io l'ho trovato nella recensione che il professor Ignazzi ha scritto su Repubblica sabato, intitolata Vademecum per un'Italia che non vuole arrendersi. Questo vuole essere effettivamente il senso di questo libro, cercare delle soluzioni, perché è facile fare l'opposizione, è facile criticare, ma poi bisogna passare da un'opposizione distruttiva. Non leggo qui le cose che hanno scritto i vostri parlamentari, che parlano, anzi le leggo, che parlano di un'opposizione, parlano di un'opposizione, non abbia paura di quello che dicono i suoi. Io rappresento una forza di governo, un'opposizione quindi puramente distruttiva, becera, casinista, utile solo a una ristretta oligarchia, tra l'altro mai scelta né votata da nessuno. Chi è l'Enrico Berlinguer che ha citato adesso? No, chi era? Enrico Berlinguer, Aldo Moro. Sono ex parlamentari eletti da loro. Sì, certo. Che poi sono andati dall'altra parte. Allora, volevo solo dirti, Valentini, premesso che leggerò il tuo libro, non è così facile fare opposizione. Sono 20 anni che il centro-sinistra non l'ha mai fatta Silvio Berlusconi. Se l'avesse fatta non avremmo avuto il Movimento 5 Stelle. Se l'avesse voluta fare e avesse avuto la capacità di farlo, probabilmente ci sarebbe riuscita. L'Italia, faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché in Italia è molto forte anche il partito del no, e c'è chi pensa che voi del Movimento 5 Stelle ne facciate parte. Sentiamo il punto. No TAV, no TRIV, no TAP, no MUOS, no MOSE, no EXPO, no all'alta velocità in Val di Susa o altrove, no alle trivellazioni petrolifere ovunque, no al gasdotto transadriatico che dovrebbe approdare in Puglia, no al sistema satellitare di telecomunicazioni che gli americani vorrebbero impiantare in Sicilia, no al sistema di dighe mobili in via di installazione nella laguna di Venezia e no, naturalmente, anche all'esposizione universale di Milano. In nome dello sviluppo sostenibile, il fronte del no si estende da un capo all'altro della penisola, come una nuova invalicabile linea Maginot, mettendo a dura prova la fedeltà di chi professa e pratica l'ambientalismo da una vita. Uno di questi è Giovanni Valentini, che ai danni provocati dal fronte del no dedica un capitolo del suo libro La scossa. Lì si augura che il fondamentalismo ecologico possa essere prima o poi rimpiazzato da un ambientalismo compatibile con le ragioni dello sviluppo, del benessere, della crescita e dell'occupazione. Un ritorno alla ragionevolezza è quello che si augura oggi anche l'editoriale del Corriere della Sera, dove Paolo Mieli, occupandosi di Grillo, mette in fila i no e i dogmi cospirazionisti che sono nel DNA del Movimento 5 Stelle. Passi per le scie chimiche rilasciate dagli aerei, passi per i microchip sottopelle con cui la CIA ci controllerebbe e passi anche per il grano saraceno e dunque di matrice islamica, ma ciò che a Mieli pare intollerabile è il complottismo antivaccini. In un paese dove 5 bambini su 100 sfuggono alla profilassi antiepatite e addirittura il 14% si sottrae a quella contro morbillo e rosolia, la campagna contro le vaccinazioni, sostiene in sostanza il Corriere, è un lusso che non possiamo permetterci. Difficile dargli torto. Nogherin, si può governare dicendo sempre dei no? Ma noi in realtà non siamo una forza di governo che dice sempre di no, è esattamente il contrario. A Livorno, e questo lo dimostra molto chiaramente quello che è l'azione di governo che stiamo facendo, è un'azione di tanti sì, e quindi i no talvolta sono una espressione necessaria, ma non è
la condizione che contraddistingue il Movimento 5 Stelle, anzi direi che è esattamente il contrario. Siete su Marino, che idea si è fatto? Un po' l'aveva già detto prima, ma oggi a proposito di scontrini, perché insomma parliamo tanto, anche voi avete discusso, discutete tanto, ma di guardi, scontrini. Se si parla degli scontrini, io voglio ricordare che siamo riusciti a raccogliere, proprio grazie alla questione degli scontrini, 14,4 milioni di euro che hanno permesso il finanziamento con il microcredito a oltre 345 piccole e medie imprese. Ha fatto bene Marino dimettersi? Ma ha fatto benissimo a dimettersi Marino, ma come ho detto prima non è soltanto un problema di Marino, è un problema che è da oltre un anno il Partito Democratico ha permesso questa situazione, e quindi la responsabilità non è soltanto di non Marino, è soltanto di è Marino, anche di Renzi. Scanzi, in ogni caso Marino oggi ha detto che lui ha chiarito tutto con alla Procura della Repubblica, che non ha mai utilizzato i soldi pubblici per spese personali, per cene personali, e ha fatto anche capire che, insomma, siccome lui ha ancora qualche giorno di tempo per confermare le dimissioni, ci può essere un colpo di scena? Secondo me no, anche perché non esiste più una maggioranza disposta ad appoggiare Marino, quindi Marino può dire tutto quello che vuole, ma sta parlando da solo, felice di quello che ha detto, spero che abbia ragione, ma è rimasto solo. Sul partito del no, io voglio solo dire, perché qui c'è veramente la retorica del partito del no, del dire solo no. Allora, secondo me loro spesso lo dicono un po' eccessivamente, per esempio io lo Ius Soli l'avrei votato, perché è poco, ma è sempre meglio che niente, però dipende cosa mi chiedi, cioè se tu mi chiedi ci buttiamo sotto un treno, io dico di no, se tu mi dici riscrivi la Costituzione con Verdini, io dico di no, se tu mi dici vuoi quella riforma della buona scuola o della buona sola, come l'ha chiamata l'onorevole Ascani, io dico di no, se invece gli proponessero per esempio le unioni civili, come si dice che si voglia fare da tempo, ma appena Alfano ha detto di no non si è potuto fare, loro sono convinto che direbbero di sì. Aspetta, subito la parola, voglio solo sentire Giovanni Valentini, perché a proposito di questi scontrini, no? Siccome anche lei hanno fatto una contestazione, sì, no, appunto, di scontrini. No, volevo parlare, cos'era, appunto, un rimborso di, quanto... di 120 euro, sì, che è di benzina? Che è un'assoluta menzogna, tant'è che io sono il sindaco che ha rinunciato all'auto blu, che ha messo i due autisti a disposizione della pubblica amministrazione, ma in relazione a questa questione le volevo dire l'esempio di Livorno. Lo sa quanto spesso io, chiudere, durante il 2014, per spese di rappresentanza, 120 euro durante tutto il 2014. Ecco, 120 euro che però sono stati contestati, quindi insomma con questa Repubblica degli scontrini. Dunque, anche lì è complicato. Valentini, telegrafico, secondo vedevo me chiudere. Marino avrebbe dovuto dimettersi molto prima per altre ragioni, per la sua manifesta incapacità di governare questa città. Però attenzione, Marino non Marino, scontrini non scontrini, io temo, questo è il timore che mi ha spinto a scrivere questo libro, che abbiamo seminato nel tempo troppo vento per non raccogliere tempesta. Attenzione, perché di questo passo non si salva più nessuno. Non si salva più nessuno, speriamo che non sia così. Nogarin, intanto la ringrazio per essere venuto da noi e le auguro anche buon lavoro. Grazie Andrea Scanzi, grazie Giovanni Valentini. Grazie. Ricordo il tuo nuovo libro, La scossa, edito da Longanesi, sottotitolo Perché l'Italia non ha più scuse, in linea a Giovanni Floris, tra gli ospiti Salvini, Poletti, Rodotà, Emma Bonino e molti altri. E ovviamente la copertina di Maurizio Crozza, e noi ci vediamo domani con Mario Monti. Arrivederci, grazie.